Ciao a tutti, in questa puntata vi parleremo della rassegna di Ruggenti del film Rosso come il cielo, del laboratorio di critica cinematografica dei ragazzi Ruggenti, dell'International Movie Database, dei prossimi appuntamenti. Io sono Davide e questa è Movies TV. Lunedì 22 ottobre alle ore 17 presso il Palazzo Galeota. Per la rassegna di Ruggenti è stato proiettato il film Rosso come il cielo di Cristiano Bortone. Il film è ispirato alla vera storia di Mirko Mencacci. Si ambienta nel 1971 in un piccolo paesino della Toscana. Mirko ha 10 anni e in seguito a un incidente domestico perde la vista. Impossibilitato dalla legge a frequentare la scuola pubblica, i genitori sono costretti a farlo ospitare in un istituto per ciechi dove trova un vecchio registratore a bobine e scopre la magia di un mondo di suoni. Un film poetico e pieno di emozioni che ha commosso il giovane pubblico di Bovish. Daniela Cigliola ha seguito per noi il laboratorio post-proiezione che si è tenuto presso la Ludwika di Palo Sesto insieme ai ragazzi dell'Arci Ragazzi. Vediamo cosa è successo. Rosso come il cielo, perché? Proprio all'inizio del film si vede che Mirko cerca di insegnare al suo amico a riconoscere i colori attraverso. Ma Mirko, all'inizio, come si sentiva in questa scuola speciale? Si sentiva isolato perché non conosceva nessuno. Perché non aveva nessuno con cui parlare, con cui passare il tempo. Non aveva felice. Ma dove la conosceva? Quando è arrivato Mirko non ha fatto altro di essere triste, di stare da solo, in disparte. Come mai? Perché non conosceva nessuno, non si fidava degli altri. Perché si sentiva diverso dai bambini. Diceva che lui vedeva. Perché lui vede, aveva la possibilità di vedere, mentre che i bambini non potevano vedere. Mirko che accettava anche non ha accettato di essere cieco, così si vuole essere sempre la voleva avere sempre la vita. Però poi ha capito che alla fine non conta se vedono bene gli altri di senso. Questo film è stato bellissimo perché ti ha fatto capire, anche se non è la vista, le altre cose che vuoi fare. Io sono commossa, anche per questo film. Perché io 2 anni fa ho conosciuto una ragazza che di più della realtà che non vedeva e io non riuscivo a credere così che lì era andata a scendere una cosa scura, però io non credevo che così mi arrivo in una scuola e poi finalmente ho capito. Vediamo anche come si è svolta l'elaborazione delle critiche Ruggenti. Ognuno racconta il film per sé. Perché ognuno coglie quello che vede cose diverse. Quindi se Nicola ci sta dicendo è proprio il suo racconto, è perché lui ha colto quelle cose particolari. Sicuramente Anna ne avrà colte altre, sicuramente Alessandra ne avrà colte altre, Chiara altre ancora, Roberto altre ancora, tutti, ognuno di voi ne avrà colte di diverse. E adesso una curiosità. Il progetto Bubish è stato annoverato nell'International Movie Database, fra gli eventi che hanno lanciato The Albanian, il film di Johannes Naber. Mettiamo da parte l'autocelebrazione e passiamo ai prossimi appuntamenti. Domenica 4 novembre non prendete appuntamenti perché alle ore 17 la rassegna Buena Vision questa volta vi porta in Romania. Parte con il film 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni di Cristian Mangiu in lingua rumena con sottotitoli in italiano. Lunedì 5 alle ore 17 torna la rassegna di Ruggenti che vi propone Il piccolo Nicolas e i suoi genitori di Laurent Tirard. Giovedì 8 alle ore 21 la rassegna Web & View propone L'apparenza inganna, un film di Francis Weber. E domenica 11 novembre, sempre alle ore 17, la rassegna Buena Vision Romania vi aspetta con il film in anteprima nazionale La morte del signor Lazarescu di Cristi Puiu.
Naturalmente tutti i film saranno proiettati presso la sala Pianoterra del Palazzo Galeota in Via Duomo 234 a Taranto, Città Vecchia. E siamo arrivati alla fine di quest'altra puntata. Se volete mettervi in contatto con noi potete farlo tranquillamente scrivendo a info@blurish.it oppure potete venire a trovarci sul nostro profilo Facebook. Ciao e alla prossima!